Legnano che ospita il Chisola per dimenticare la sconfitta di Castano e tornare a marciare verso i piani alti. Piemontesi che hanno la prima chance con questo contropiede che vede Bove lanciare Spoto, pallone alto. Dall'altra parte Banfi cerca Romano, sponda per Christopher Conè, pallone solo in angolo. Sale la pressione dei Lilla, pallone recuperato da Rocco e Mirtollari che verticalizza per Romano, l'attaccante non ci pensa due volte, palla a lato di poco. Il vantaggio è solo rimandato, azione insistente di Conè sulla destra e pallone che non viene messo fuori dalla difesa, Banfi ringrazia e fa 1-0 con l'ausilio del palo, secondo gol stagionale per l'attaccante. Il Legnano non si accontenta e va vicino al raddoppio con questa bella azione di Capitan Arpino. All'ultima azione del primo tempo un grande Mirtollari conquista un pallone al limite che trasforma in assist per Romano, ma la difesa del Chisola salva. Dagli spogliatoi escono più convinti gli avversari che si fanno vedere per primi, punizione di Bove e sulla sponda Viano trova solo il corner. Si accende Rocco che qui tiene palla e offre poi un gran passaggio al neoentrato Pagani, ma la traversa dice di no al Legnano. Il conto dei pali viene presto pareggiato, qui Menon non inganna Ravarelli che ci mette la mano e la traversa respinge. La gara pare ipotecata dopo questa prodezza di Vernocchi che vede la porta e scarica un destro imparabile per Montiglio quando siamo al minuto 27. Come in occasione del palo però la replica dei piemontesi non si fa attendere e Lautaro trova l'angolino dove non può arrivare Ravarelli al 32esimo. Ci sono spazi per far male e lo dimostra Mamadou Koné, bravo a mandare a spasso la difesa avversaria, meno in fase di conclusione. Uno dei migliori è come sempre Capitan Arpino che qui scippa un avversario e parte in contropiede dopo essersi fatto 40 metri, però il suo destro è troppo debole. La tensione è palpabile e a farne le spese è Mister Palo che si prende il secondo giallo per aver abbandonato l'area tecnica. L'ultima occasione di Lilla al 90esimo è questo sinistro di Mirtollari. L'azione poi viene fermata per fuorigioco di Benedetti. In pieno recupero questo pallone messo in mezzo dal Chisola viene deviato quanto basta da Grancitelli per beffare Ravarelli e la rimonta è completata. Doccia fredda per il Legnano che ha carezzato i tre punti venendo però beffato all'ultimo.